Se la temperatura media globale aumentasse di 5 gradi, al posto delle fasce temperate dei due emisferi, avremmo due enormi zone inabitabili. Le falde acquifere delle più grandi città del mondo. Los Angeles, il Cairo, Lima, Bombay, si esaurirebbero. Avremmo centinaia di milioni di rifugiati dei cambiamenti climatici. Ecco come sarebbe il nostro mondo, con 5 gradi in più. A mio parere, è inconcepibile che la civiltà umana possa resistere allo shock climatico che si avrebbe con un mondo più caldo di 5 gradi. Entriamo nella zona d'ombra dei cambiamenti climatici. Una visione da incubo della vita sulla Terra. L'aspetto più preoccupante sono tutte le cose che non possiamo prevedere. I sistemi sociali tradizionali si disgregherebbero. Sarebbero i poveri di tutto il mondo a soffrire. Prendiamo ad esempio l'uragano Katrina. Non dico che sia stato causato dai mutamenti climatici indotti dall'uomo, ma chi ha subito le conseguenze peggiori nella città di New Orleans? Le fasce più povere della popolazione. Per l'umanità, il modo migliore di sopravvivere a una catastrofe simile è impedire che accada. Se non ci riuscissimo, dovremmo fare delle scelte difficili. I superstiti del futuro saranno nomadi. La mobilità è la chiave. Dovremo poterci spostare da un luogo all'altro. Non avremo possibilità di mettere radici. Eitan Edwards tiene corsi di addestramento in tutto il paese. Insegna a sopravvivere a catastrofi come quelle causate dai mutamenti climatici. Katrina ci ha dato una lezione e la lezione si ripeterà presto. Edwards è convinto che per sopravvivere basti un po' di pianificazione e ingegnosità. Utilizza strumenti rudimentali, ma efficaci. A New York ci sono tante porte e finestre da forzare per entrare e uscire, quindi serve un piccolo piede di porco. Io lo porto sempre con me. Forse nel corso della nostra vita non arriveremo a vedere un mondo più caldo di 5 gradi. Tuttavia Edwards ha già preparato tutto ciò che servirà alla sua famiglia. Qui abbiamo ciò che definisco uno zaino da nomade urbano. In sostanza, questo zaino è la tua casa. Tutto ciò che serve è qui dentro. In caso di catastrofe, Edwards è pronto a diventare un moderno cacciatore-raccoglitore che si porta sulle spalle tutto ciò che gli occorre e vive delle risorse che trova lungo la strada. Un kit di pronto soccorso, la borsa da toilette, una borraccia da 19 litri, un pacco di ravioli cinesi, un kit da cucina da campo, una tenda da 6 persone. C'è chi non crede che si possa portare con sé la propria casa. Non esiste più la stanzialità. Dovrebbero togliere quella parola dal vocabolario. Viviamo nell'era della mobilità. Se lasciamo che il riscaldamento globale raggiunga quel limite, in vaste regioni del mondo nasceranno conflitti tra i vari gruppi di superstiti per accaparrarsi le poche risorse rimaste. Ed esiste uno scenario ancora peggiore.